Questa possibilità che mi viene offerta per fare gli auguri per l'inizio del nuovo anno rappresenta anche l'opportunità di fare il resoconto di questi primi sei, sei mesi e mezzo di attività amministrativa. Per cui innanzitutto mi sento di ringraziare i consiglieri comunali, gli assessori, tutti i consulenti e tutti coloro che stanno collaborando all'attuazione del nostro programma. Mi sento di ringraziare coloro che hanno offerto la propria disponibilità a lavorare per la città presentando la domanda come rappresentanti dei Comitati di Quartiere. Tutti probabilmente avrebbero avuto il merito di partecipare, abbiamo dovuto effettuare delle scelte e mi pare che fino a questo momento le scelte vadano nel giusto senso che quello della partecipazione. Così come mi sento di ringraziare chi finalmente ha dato impulso all'appuntamento mensile di incontro con l'amministrazione da parte della città, quello che si tiene il secondo sabato di ogni mese, che è anche un altro sistema per informare i cittadini. Sei mesi e mezzo ci hanno visto davvero lavorare senza sosta, innanzitutto per non far perdere nessun finanziamento e penso che da questo punto di vista siamo riusciti nell'obiettivo, perché abbiamo completato finalmente... Il lavoro di efficientamento energetico della Scuola Media De Nicola, così come quello del nostro edificio comunale che è di Palazzo Calvosa. Siamo riusciti a consegnare i lavori nel mese di luglio e a completare dell'ultimo lotto che ha reso funzionale ed operativo già dal mese di gennaio il vecchio palazzo di città di Piazza Municipio. Siamo riusciti davvero con difficoltà a conservare il finanziamento per l'adeguamento e messa in sicurezza della discarica di Campoleschi. Un finanziamento importante perché finalmente va a risanare una ferita che da 13 anni è infetta nel territorio dove sorge l'agroalimentare. Abbiamo puntato molto sul, sui momenti di aggregazione attraverso appunto. E manifestazioni come Civitanova, il sostegno al Festival Internazionale del Folklore, tutte le altre iniziative eh, che, tipo Calabria, Teatro Festival, che comunque si richiamano all'associazionismo di questa città, ma l'impegno maggiore è stato per creare momenti di aggregazione attraverso strutture stabili. Quindi siamo riusciti a eh, fare la gara d'appalto, a giudicare i lavori è effettuare i lavori che sono quasi completati, entro il 15 gennaio verranno consegnati, per quanto riguarda il Castello Aragonese. Il Castello Aragonese sarà interamente fruibile, la nostra intenzione è quella di fare il centro arti, dove tutte le manifestazioni eh, culturali possano avere un proprio spazio, mi riferisco alla poesia, alla musica, alla pittura. e ed è mia ferma intenzione anche quello di spostare nel Castello Aragonese, prendendolo fruibile e vivo tutti i giorni, anche la biblioteca. Così come stiamo completando, ed è quasi consegnato, il, la ristrutturazione del vecchio mattatoio di Sant'Aniceto, dove verrà un altro centro di aggregazione attraverso l'Accademia dei Saperi e dei Sapori. Abbiamo inaugurato 15 giorni fa la pista pedo ciclabile ed è completato anche il progetto del marketing territoriale nuove tecnologie che verrà inaugurato nei primi dieci giorni di gennaio. Abbiamo completato il progetto della sentieristica, ecco perché mi sento di dire davvero che abbiamo in soli sei mesi completate ed attuate tutte quelle procedure che avevamo avviato nella precedente gestione. Sono invece di questa gestione cosa? Il eh, risanamento, o meglio la sistemazione della strada d'accesso al santuario di Santa Maria del Castello con un finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria. Così come importante è stata anche la presentazione del progetto di sistemazione definitiva di tutto il dissesto idrogeologico con un progetto ambizioso di 3 milioni di euro che ci auguriamo a breve possa essere finanziato. Non abbiamo dimenticato ovviamente la fascia più debole della popolazione, quello che ha difficoltà economiche. Ecco perché abbiamo avviato il progetto della mensa eh, dei pasti a domicilio e sempre nell'ambito dei PAC, quello è il progetto Manitese, invece nell'ambito dei PAC è stata avviata, aggiudicata, anche se in fase eh, di completamento, la gara per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata. Proficue sono le attività svolte in collaborazione con tutte le associazioni che operano nel settore. Faccio riferimento ad ANAS, a Croce Rossa, all'Associazione 2 di 2 alla Caritas. Con la Caritas e soprattutto col Vescovo abbiamo instaurato un'intesa importante anche attraverso un progetto di avviamento al lavoro di soggetti in difficoltà, grazie all'intervento della GAS Pollino. In campo sportivo la grande soddisfazione è di aver costituito la polisportiva che racchiude 14 associazioni che operano sul territorio, ma la cosa più importante è l'entusiasmo che si è creato attraverso questo progetto, la cui presidenza è stata affidata a un'altra persona di grande entusiasmo che è il dottore Luigi Filippo. Quindi ritengo davvero in sei mesi di aver fatto tanto, ma in modo particolare di aver posto anche le basi per il futuro, perché noi siamo stati in grado di recuperare tutti i finanziamenti per il piano di recupero urbano e spero possano essere presto, presto completati, così come abbiamo riavviato quel grande progetto di integrazione territoriale che si chiamano piani di lavoro locale, c'è stato 15 giorni fa l'incontro con l'assessore Roccisano e nell'anno nuovo partiranno per fortuna questi, queste possibilità, queste opportunità occupazionali così come abbiamo avuto anche il finanziamento di uno dei progetti dei contratti locali di sicurezza. Quindi da questo punto di vista davvero grandi attività. Il 2016 è un anno che ci deve vedere impegnati non tanto sugli aspetti infrastrutturali quanto sugli aspetti di carattere sociale. Vale a dire il nostro massimo impegno deve essere indirizzato alla creazione di nuove possibilità di lavoro. Ecco perché la nuova programmazione con la quale noi intendiamo confrontarci con tutto il territorio e già abbiamo avviato tante tante eh, incontri ed iniziative, sarà indirizzato proprio a favorire lo sviluppo delle imprenditorie locali anche attraverso creazione di nuove opportunità di lavoro con eh, servizi di nicchia. Castrovilla deve caratterizzarsi sempre più come città di servizi, ecco perché noi abbiamo puntato fortemente al mantenimento di alcune eh, attività sul nostro territorio, mettendo a disposizione dell'archivio di Stato strutture comunali pur di mantenere qui questo importante servizio, la stessa cosa dicasi per l'Agenzia delle Entrate che volevano smantellare da Castrovilla e l'altra grande battaglia che ci attende è quella della sanità. Noi, già nei primi giorni del 2016, con la commissione territoriale permanente, abbiamo deciso di autoconvocarci presso l'ASP di Cosenza per chiedere l'attuazione di quelli che sono i provvedimenti per il potenziamento dell'ospedale e subito dopo tutelare, tutelare integralmente l'attività sanitaria sul territorio, non disdegnando ovviamente quello che è l'aspetto territoriale. Ecco perché io mi sento di dire che. In sei mesi abbiamo completato processi che erano avviati precedentemente dalla nostra amministrazione. Oggi abbiamo il dovere morale di effettuare interventi seri per quanto riguarda il sostegno al reddito, perché sempre più sono le famiglie che hanno difficoltà e sempre più sono i giovani che hanno la tentazione di andare via dalla nostra città. E allora, obiettivo per il 2016 è mantenere tutti i nostri giovani, favorire l'integrazione anche con soggetti che hanno altre provenienze, vengono da altre terre, magari stanno fuggendo via da guerre, ma in modo particolare quello di garantire, e questo è l'impegno dell'amministrazione di Cassovilla per il 2016, la creazione di quanti più possibili posti di lavoro, che non vuol dire che il Comune darà lavoro, ma creerà le condizioni di sostegno alle imprese anche attraverso il sostegno a chi ha intenzione di presentare progetti affinché le possibilità occupazionali nella nostra terra, nel nostro territorio possano sicuramente aumentare e rendere appetibile ai giovani la possibilità di rimanere nel nostro territorio, perché i giovani sono il futuro non solo di questo territorio. Ma, in genere, dell'Italia, e puntare a mantenere le migliori intelligenze e tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento della nostra società, della nostra cittadina è per noi un imperativo morale. Con questa prospettiva. Mi sento di augurare davvero un buon 2016 a tutti i cittadini di Cassovilla, a tutti i cittadini del comprensorio, a tutti i cittadini calabresi, ricordando in ogni caso che l'impegno principale di ciascuno di noi è quello di far progredire la Calabria nella sua interezza e non pensare esclusivamente al territorio nel quale viviamo. Buon 2016. Ah.